Achille. La ninfa Teti era molto bella. Di lei si innamorarono sia Zeus che Poseidone. Vennero però a conoscenza di una profezia. Da lei sarebbe nato un figlio più potente del padre. A quel punto né Zeus né Poseidone furono più interessati a contendersi quella ninfa così affascinante. Anzi, per non correre il rischio di ricascarci, fecero in modo che Teti sposasse Peleo, che era un comune mortale. Essendo solo un uomo, pensarono i due, la questione non avrebbe certo rappresentato un pericolo per loro. Teti e Peleo ebbero presto un figlio, Achille. Teti studiò subito un piano per renderlo invulnerabile. La soluzione che venne in mente fu di immergerlo nelle acque dello Stige, uno dei cinque fiumi infernali. Era un fiume pericoloso e dalle acque molto potenti, temuto persino dagli dei. Quando fu sulle rive, Teti dovette risolvere un problema. Come poteva immergere il figlio senza correre lei stessa il rischio di bagnarsi? Per lei, infatti, le acque sarebbero state fatali. La soluzione che trovò fu quella di tenere il piccolo per un tallone, e fu così che Achille divenne invincibile. Conservò però per sempre un punto debole, l'unico rimasto asciutto in tutto il primo bagno infernale, proprio quel tallone. Ma Teti non era preoccupata, chi avrebbe mai pensato di colpirlo lì? Per crescere il bambino in forza, lealtà e potenza, Peleo chiese aiuto al centauro Chirone, il più forte delle creature per metà uomo e per metà cavallo. Da quel momento Achille venne allevato da Chirone e da sua moglie Cariclo, e grazie a ciò che i centauri gli insegnarono, il bambino raccolse tutte le virtù. Imparò a suonare la lira, sviluppò la forza, la sensibilità d'animo, la resistenza al dolore e imparò a odiare la menzogna e la slealtà. Non era solo, accanto a lui c'era sempre Patroclo, il suo migliore amico. Insomma, il biondo Achille cresceva in abilità, intelligenza e bellezza, tanto da attirare l'ammirazione degli dei. Proprio gli dei un giorno gli posero una domanda. Che cosa preferisci? Una vita lunga e senza gloria? O una vita più breve ma gloriosa? Achille non ebbe bisogno di pensarci troppo, ma un'altra profezia segnò di nuovo la sua vita. L'indovino Calcante predisse che la guerra tra i principi Achei e Troia avrebbe potuto concludersi solo con la sua partecipazione. Spaventato da questa profezia, Peleo tolse Achille dalle cure di Chirone e lo portò invece a Sciro dal re Licomede con la preghiera di nasconderlo. Il sovrano lo accolse e accettò che vivesse a corte travestito con abiti femminili. Nel frattempo, però, Ulisse era venuto a conoscenza della profezia dell'indovino Calcante e con Aiace e Nestore andò alla ricerca del giovane. Scoperto dove si nascondeva, i tre decisero di agire d'astuzia. Si presentarono da Licomede in abiti da mercanti, portando con sé più ceste. In alcune c'erano tessuti e oggetti preziosi destinati alle fanciulle della corte, ma in un'altra raccolsero delle splendide armi. Achille non resistette e si avvicinò al cesto con le armi, e fu così che Ulisse e gli altri lo scoprirono. Era vestito da donna, ma era lui il guerriero che stavano cercando. Se Teti e Peleo erano preoccupati per il suo destino, Achille, al contrario, era sempre più convinto della risposta data agli dei. Piuttosto che una vita lunga e senza gloria, lui preferiva molto di più una vita breve, intensa e gloriosa. Rispose alla chiamata di Ulisse e andò a combattere sotto le mura di Troia, portando con sé l'inseparabile Patroclo. Il suo amico gli fu di grande conforto, ma fu purtroppo anche la causa del suo dolore più grande. Un giorno, infatti, Achille decise che, per un'offesa che aveva ricevuto, non avrebbe più fatto parte dell'esercito degli Achei e mai più avrebbe alzato un'arma contro i troiani.
Ovviamente questo ringalluzzì gli abitanti di Troia che si misero subito in azione. Patroclo non era d'accordo con il suo amico e cercò di rimediare a quello che considerava un grande errore. Pensò che se Achille non combatteva, avrebbe potuto farlo lui al suo posto. E così fece. Indossò le armi di Achille e quando calò la celata dell'elmo, nessuno poté più sapere chi fosse dentro a quell'armatura che tutti conoscevano. Tutti pensarono che il grande Achille avesse cambiato idea, anche i troiani. Sulle prime, la sua apparizione provocò un parapiglia, ma poi spinse il principe troiano Ettore a mettere in campo tutte le sue forze. Fu proprio lui a raggiungere Patroclo e a ucciderlo. La notizia sulla sorte dell'amico sconvolse Achille e accese nel suo cuore il desiderio di vendetta. Smaniava di avere davanti Ettore e di fargli pagare la morte di Patroclo. Fu in quel momento che sua madre Teti gli apparve. Figlio, io capisco la forza cieca che ti spinge, però ricordi quando scegliesti una vita breve e gloriosa anziché una lunga e serena? Achille si limitò ad annuire. Teti riprese: Se tu ucciderai Ettore, dopo la sua morte sopraggiungerà la tua. Questo è tutto? Domandò Achille. Teti abbassò lo sguardo in segno di assenso e poi sparì. Anche dopo questa notizia, Achille non ebbe dubbi. Andò sotto le mura della città e chiamò Ettore, invitandolo a duello. Quando i due furono l'uno di fronte all'altro, a guardarli c'era un folto pubblico formato dai più straordinari guerrieri del mondo antico. Ma loro quasi non se ne accorsero, si studiarono. Si punzecchiarono, azzardarono affondi e fecero scintillare le lame in scontri furiosi. Alla fine la lancia di Achille trapassò il collo di Ettore. L'urlo che emise mentre con l'arma squarciava la vita del nemico echeggiava di rabbia e di trionfo. Fu una vittoria che cambiò le sorti della guerra, ma restavano le profezie. La vita gloriosa sarebbe stata breve. E dopo la morte di Ettore, la fine di Achille era in agguato. Quando le porte di Troia furono aperte e il grande guerriero si lanciò all'assalto, una freccia scoccata da Paride lo colpì al tallone, il suo unico punto debole. Le profezie non si sbagliano mai, si sa, ma Achille aveva fatto la sua scelta e fu così che si concluse una vita intensamente breve e senza dubbio gloriosa.